Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, sacramento. Questa prima adorazione di questo nuovo anno cade nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, su cui abbiamo già meditato durante la Santa Messa vespertina. La lettura che abbiamo appena ascoltato è una delle due che si possono fare appunto durante la Santa Messa della Santa Croce e quella che non è stata fatta durante la celebrazione, appunto per lasciare a questo tempo, ecco, la meditazione che è più che altro la contemplazione su di essa. Abbiamo il Santissimo Sacramento esposto dinanzi allo splendido crocifisso di questa chiesa in maniera oltremodo significativa. Noi sappiamo che un tempo sugli altari c'erano posti tabernacoli e sopra il tabernacolo c'era il crocifisso, questo per due motivi: sia perché l'altare è la sede della celebrazione della Santa Messa, e la Messa non è altro che la rinnovazione sacramentale, incruenta ma reale, del sacrificio della croce, sia anche perché la presenza di Gesù nell'Eucaristia è una presenza che rende comunque vivo il mistero della croce. Ecco, noi sappiamo che Gesù è vivo e presente nell'Eucaristia, nei tabernacoli. Durante la Santa Messa si trova in stato di vittima e comunque nell'Eucaristia è completamente consegnato alle nostre mani, un po' come era quando era crocifisso. E peraltro è quella stessa solitudine che gli avvertì sulla croce, una solitudine davvero desolante e devastante, perché salvo la presenza addolorata di sua madre, di pochissimi discepoli sotto la croce, intorno a Gesù c'era il vuoto e soprattutto quel senso di solitudine che mai nessuno di noi perfettamente potrà, grazie a Dio, vivere, dipendente dalla separazione che il peccato produce da Dio. E in un quel momento, dice San Paolo stesso, si è fatto peccato per noi, quindi senza essere ovviamente peccatore, che non poteva esserlo, ha però assunto su di sé la tragedia e la realtà devastante del peccato. Dicevo questa sera durante la Santa Messa che la croce è stata formata nient'altro che dalla volontà umana che si è messa di traverso rispetto alla volontà divina, e questa distruzione provocata dalla tragedia del peccato è stata assunta da Gesù, distruggendo, prendendo proprio questa distruzione provocata dall'uomo e distruggendola, facendosi però distruggere, quindi lasciando che tutto si scaricasse su di lui e che di tutto lui si caricasse. Quindi è un mistero davvero sconvolgente ed impressionante. Il testo che abbiamo ascoltato ci fa entrare gradualmente nel mistero che la Santa Croce è. È una contemplazione che noi figli di Adamo, poveri esseri umani, in questo mondo possiamo compiere in maniera molto molto limitata, perché non abbiamo un'idea adeguata di quella che sia la natura divina. Noi non possiamo rappresentarci purtroppo adeguatamente se non con un attento sforzo dell'intelligenza, che però si trova chiaramente in situazioni di difficoltà. Cosa possa significare per una natura divina, eterna, impassibile, immortale, perfettamente felice, bastante a se stessa, cui basta volere per tutto fare, operare, e incarnarsi appunto, no? Quindi certamente senza perdere ciò che era, però entrando in questa dimensione di svuotamento di sé, no? Ecco, spogliò se stesso, in greco si vuotò di se stesso, no? Quindi assunse da quel momento in poi una condizione umiliante, ricordo, perché la
la sua natura divina, per suo libero volere, cominciò ad essere nascosta nella natura umana e come dire, sempre volontariamente, ad essere in un certo senso, per capirci bene, inibita. Cioè Gesù fece alcuni miracoli quando volle farli, ma non agì sempre, facendo tutto quello che in quanto Dio poteva fare, volontariamente, perché doveva vivere una vera realtà umana. E quindi già questo sarebbe stato altamente gratificante, umiliante per noi, ma è andato oltre. Gesù ha assunto, cioè, la condizione di servo, traduce in italiano, ma in greco non c'è il termine servo, non c'è diangolos, in greco c'è doulos, e doulos significa schiavo. Gesù si è fatto volontariamente schiavo di amore, no? Le anime che conoscono bene la devozione mariana subito, ecco, attrizzano le antenne e dicono: come Gesù si è fatto schiavo, ecco, e San Luigi Maria Monforte, nei suoi scritti, parla della santa schiavitù di amore a Maria, ma attraverso Maria al Signore, no? Cosa vuol dire la schiavitù di amore? Che lui volontariamente, non perché nessuno lo obbligasse, ha assunto questa condizione e si è, lui che era il padrone di tutto, assoggettato in quanto uomo all'obbedienza. Gesù è l'obbediente per antonomasia. Adesso noi dobbiamo sempre pregare allo Spirito Santo che ci porti dentro alcune cose, no? Cioè, Dio è l'essere proprio libero per eccellenza. A Dio non detta ordini nessuno, Dio non può essere comandato. Dio è il supremo padrone di tutto, comanda lui, gli basta volere per fare qualunque cosa, no? Quindi immaginiamo cosa possa significare la seconda persona della Santissima Trinità mettersi in condizione, in quanto uomo, di obbedire in tutto al Padre, come schiavo d'amore. Quindi noi capiamo che questo è esattamente il rovesciamento, ecco, della situazione che ha creato l'uomo mettendosi di traverso la divina volontà, no? Con la volontà umana. La volontà umana era dire a Dio: bene, io divento come te, tu sei colui che fa tutto da solo, tu sei colui che basta a se stesso, te lo faccio pure io. Era esattamente quello che il serpente suggerì ai nostri progenitori nel giardino dell'Eden: diventerete come Dio. E allora Dio non soltanto è diventato come uomo, ma Dio si è fatto lo schiavo di Dio. Capite? Perché come l'uomo si era alzato tanto in alto da pensare di poter essere Dio senza Dio, così Dio si è messo nella condizione più bassa, come fosse il più basso e l'ultimo degli uomini, assumendo su di sé non un'obbedienza qualunque, ma un'obbedienza terrificante. San Paolo continua: ha umiliato se stesso, e qui ci fa vergognare, no? Per la nostra perpetua superbia, l'orgoglio. Non siamo capaci mai di chiedere scusa a nessuno, ci pensiamo a volte di essere chissà chi o chissà che cosa, no? Guai se qualcuno non ci tratta bene, non ci riconosce quello che abbiamo. Noi dobbiamo spesso pensare a questa profonda umiliazione del nostro Dio, no? E ricordare sempre che noi non siamo più grandi di Lui, non siamo più grandi di Lui, non possiamo osare insuperbirci, essere orgogliosi, altezzosi, alteri, superbi, caparbi, quando abbiamo avuto questo esempio da Lui. Ma facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte dico la peggior morte che potesse esistere, perché Dio gli ha detto, dice: bene, l'uomo ha disobbedito e ha perso la comunione con me, ha perso il dono della divina volontà, ha perso tutte le condizioni di privilegio in cui si trovava. Allora dovrà andare all'ultimo posto e fare un'obbedienza talmente massima, estrema, eroica, e che ti porterà a morire su quello strumento che rappresenta proprio
con la volontà umana che si mette di traverso con quella divina tra spasimi e sofferenze atroci, rendendo risolvibile tutto il male creato dal libero arbitrio dell'uomo, come uomo e come Dio, come uomo per essere colui che a nome di tutta la razza umana ripara, e come Dio perché la dignità del tuo sacrificio abbia un valore infinito e quindi possa davvero riparare e riaprire le porte per tutti. Questa è la Santa Croce. E noi dobbiamo spesso contemplarla ricordando che non c'è niente di più santificante che meditare sulle sofferenze di Gesù. Io prima di iniziare questa ora santa stavo meditando le ore della Passione di cui siamo in Carrete. Oggi è capitato quell'ora che quando Pilato condanna a morte Gesù, quando i giudei dicono crocifiggilo, crocifiggilo, c'è un passaggio che ogni volta che scorre sotto i miei occhi mi leva le lacrime dagli occhi, veramente, no? Un passaggio sconvolgente, perché noi pensiamo sempre che se ci fossimo stati noi sotto la folla lì dei giudei non avremmo gridato crocifiggilo. E invece la cosa sconvolgente è che in quest'ora si legge che sì, i giudei fanno questo grido blasfemo, crocifiggilo, ma il Padre dal cielo, Dio Padre, dice al Figlio: io ti voglio morto e morto crocifisso. La Divina Maria, la Madre, capite, colei che è morta di dolore sotto la croce, quindi che tutto avrebbe voluto, almeno che vedere il Figlio così, però anche lei fa eco alla Divina Volontà e dice: Figlio, ti voglio morto crocifisso. Ancora, gli angeli e i santi del cielo, ti voglio morto crocifisso. L'inferno, che odiava con tutte le sue forze il Verbo incarnato, ed è stato l'autore reale dell'uccisione di Gesù, lo volevano morto crocifisso. E a un certo punto Luisa dice, e lo diciamo tutti noi, qui siamo tutti interpellati davanti a Gesù, dice: Signore, io mi vergogno tanto, ma te voglio crocifisso pure io. E Gesù lì prende la parola e dice: ecco, adesso stiamo dinanzi a un vigno, perché se io muoio crocifisso saranno salvi tutti coloro che vorranno essere salvi, se io non muoio tutte le vite umane andranno perdute. E quindi dinanzi a questo che facciamo? Che cosa gli diciamo a Gesù? Gli voglio morto crocifisso oppure no? È un bel problema, è un grosso problema. E Gesù prosegue in quest'ora dicendo: ecco, allora, tra quelli che mi vogliono crocifisso, ci sono quelli che mi vogliono crocifisso, diciamo così, come muore crocifisso mio Padre, cioè non mi vogliono crocifisso perché mi vogliono male, ma mi vogliono crocifisso perché non c'è altro modo per tirarli fuori dall'inferno. Io devo distruggere tutto il male prendendolo su di me, altrimenti in paradiso non ci verrà nessuno. Però ci stanno altri che mi vogliono morto come vuole morto il demonio, per cancellarmi dalla faccia della terra, per odio nei miei confronti. E per questi la mia morte non servirà a niente, anzi sarà un ulteriore aggravante che la morte li porta all'inferno ancora prima del tempo, che sono le due situazioni anche espresse drammaticamente, no, dal buon ladrone e dal cattivo ladrone. Questa è la vicenda della croce, no? E Gesù nella sua natura umana, come San Paolo, è stato esaltato con la risurrezione e con l'ascensione proprio per quanto in basso era sceso. Ed ecco perché da quel momento in poi i santi hanno fatto a gara nel seguire le orme di Cristo crocifisso, non certo come qualche ateo miscredente o beffardo ha detto, perché i cristiani gli piace soffrire, sono doloristi, sono masochisti e cose di questo genere, perché hanno compreso che solo attraverso la croce il male viene distrutto. E quindi il male viene distrutto, Gesù l'ha fatto per tutti, ma noi dobbiamo farlo per noi, per liberarci del male che ci abbiamo dentro, che abbiamo fatto anche, a cui abbiamo concorso anche noi con i nostri peccati. Dobbiamo abbracciare la croce, questo l'ha detto.
Se uno vuol venire dietro di me, deve prendere la croce, non può lasciarla. E deve prenderla avendola illuminata in questo modo. Distrutto che è tutto quanto il male, poi si apre il processo ancora più bello e esaltante della divinizzazione dell'uomo, che anche questa ha ridato Gesù, attraverso anzitutto la grazia santificante che ci era restituita, ecco, fino alle più alte vette della santità cristiana che si conseguono con l'unione, ecco, con la divina volontà stessa, ecco, che ci è stata restituita attraverso l'opera salvifica di Gesù e di Maria, e che è possibile raggiungere per coloro che non lo desiderano, una tale e tanta volontà di calpestare completamente la volontà umana che si mette di traverso a Dio, uniformandola a quella divina, e raggiungere alla fusione assoluta e al compimento, ecco, delle parole che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Bene, ci mettiamo in silenzio dinanzi alla Santa Croce, adoriamo e ringraziamo Gesù crocifisso, chiediamo anche a Lui la grazia di comprendere il senso profondo della croce, di non averne mai paura e di saperla vivere sulle sue orme come strumento di salvezza, di riconciliazione con Dio e con i nostri fratelli, ecco, e di via obbligata per raggiungere la meta del cielo. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento.